pensando che però fosse un mio amico, dovesse isolarmi e dissi, Ale, le posso dire anche tranquillamente le parole sinceramente che ho detto a Maroni, Ale, questo è stato qualche casino con tuo figlio, il bambino è freddo e rigido, devono sparire da casa mia. Queste furono le parole che dissi al signor Maroni durante il corso della seconda telefonata. Quindi mi chiede cos'era successo al bambino, gli risposi che non sapevo cos'era successo al bambino. Al signor Maroni mi rispose a sua volta, non ti posso aiutare, è un casino troppo grosso per me, e io gli rispose, figurati per me. Quando sono uscito di casa, la Matas è in casa a chiedo lì. Lei chiama un'anza, chiama il marito, forse non hai capito, il bambino è andato a finire di giro. Verità, ma lo metto un po', spiegando in termini pratici, quindi mica morto. Sì. Lei chiama un'anza, ma ovviamente la fiocola telefonata a tuo Maroni, sapeva già che il bambino era già, dentro che il bambino era morto. Telefonata? Sì, c'è stata una carta telefonata con Maroni dopo 8 mesi. Quindi ora se lo ricorda? Come mai si ricorda ora? Come mai ora si ricorda di questo? 8 mesi di caccia e il pubblico ministero sono lunghi. Cioè, non avevi pensato a queste cose? Ho ripensato a questa telefonata. E le è venuta in mente? Mi è venuta in mente. E che non sapevo cosa fosse successo al bambino, che ero trovato in una condizione sul divano, che era di spiegare in parole prove come era il bambino, in che condizioni era il bambino, sono trovate le preoccupazioni le vinte tra l'altro per il lavoro e per il sangue considerato come ho fatto il paciente la notte prima. Senta. In diretta aveva informato Maroni di quelle che erano le condizioni del bambino. Visto il bambino 10 minuti prima di uscire di casa, poi sono sceso poi successivamente ho contattato Maroni. Quindi a fronte la Matas era in casa, era sveglio o dormiva? Era sveglia o dormiva? Io vorrei fare una precisazione, la Matas se la porta me lo consente, bussava, non sono uscito di casa, quando sono entrato in casa non bussava, era sul letto che dormiva, tipo dormiva perché era corretto, ok, cioè quindi è uscita che non bussava più, ma la sua sensazione che dormisse, sì, la sensazione che dormisse, ok. Caterina, anzi, Caterina Levi Alessandro, lei ancora prima di arrivare al divano mi disse che cazzo è fatto a bambino, che cazzo ha fatto il bambino? Io gli rispondo che cazzo è successo al bambino. No, perché in quel momento lì io ti dico la sincera verità, io rimasi scioccato dalla situazione e il mio input, il mio mio cervello in quel momento di scendere dalla chiamata di carabinieri. È brutto dietro nel rispetto di quel bambino, ma al suo tempo perché sarebbe stato comunque uno dei stati stupefacenti. Aveva una madre che la conosceva da 20 giorni, la una donna in casa che dormiva, un bambino morto, le dico la verità, a casa che era, non le dico un porcino, ma mi ha ascoltato, le tipiche dell'ascice che chiamano i carabinieri vomito, non l'ha sentito che la mia reputazione. Con momento di pensare alle reputazioni dei figli, al scusa del termine, sbuttamento generale, che sarebbe le reazioni, per esempio, durante le mie dichiarazioni spontanee, tra virgolette, presso la questura, della scuderetta che mi ero creato un anno al mattino quando sono sceso di casa, perché non dissi specificatamente, di spiegazione, niente, perché non mi chiesero praticamente della mia vita, ma è normale. Senti, le chiedo scusa, professore, questo per la correttezza e il diritto alla contestazione. Siccome la seconda volta che il Zero dice che quelle dichiarazioni erano spontanee nel modo di dire, la Corte ha esigenza di sapere, ma ci fu qualcuno che la costrinse a firmare? Fu preso per mano con la forza da qualcuno?
nel frattempo sento film, succede qualcosa, ci capisci? Perché possono essere usate per quella contestazione se sono spontanee. Se furono portate, come lei mi sembra che adombri. Io, signor Presidente, mi presentai a Berlino. No, rispondo a una domanda secca. Sono dichiarazioni che quando lei ha firmato, ci fu qualcuno che la costrinse a mettere la firma o lei firmò di sua spontanea volontà? Perché lei capisce che se per padre in carcere non recasse la sua firma, sfido chiunque a dire che era la spontanea. Lei ha firmato. Io l'ho firmato. Basta, avevamo bisogno di questo che l'ha firmato. Chiedo scusa, ma per la correttezza della contestazione, perché prego. Sono spontanea, ma sono lei ha ragione, Presidente. E lei mi risponde. Che cazzo è successo da me? Ok. Le spontanee dichiarazioni seguirono alle interrogatorie. Le interrogatorie non furono molto. Io le ho firmate, nessuna responsabilità di ciò che ho firmato, di diventò ciò che lei giustamente ha detto qualche minuto fa. Sicuramente ricevendo i consigli della squadra mobile, fu intimorito dalla squadra mobile e ovviamente dicevo di aver visto il padre del bambino, così raggiunto, così non ho mai visto il padre del bambino, interrogatori furono forzati a mantenere. Ma eravamo ben consapevoli di avere un bambino morto, un bambino morto in braccio alla madre. Per cui le mie domande erano sono esclusivamente cos'era successo alla bambina. A quel punto io le dissi, guarda, se possiamo anche evitare, visto che sono stato stupefacenti, tutto quello che mi poteva compromettere, tra virgolette, le chiedi se poteva dire che eravamo da lei. La mamma a quel punto mi disse, no, diciamo la verità, che eravamo da te perché a casa mia c'è troppo casino. Poi tu mi dici, portacelo tu a casa mia, e io gli rispondo, ma sei pazza. A quel punto lì, lei prese il bambino, la signora la mamma si prese il bambino, lo apporse nella coperta, come lo trovai lì a mattino, uscimmo di casa, entrambi, bambino se vuoi, invece tanto non lo risuscitava il bambino, lo portiamo a Casolino, lo decidi di portare a Casolino, lo portiamo per un giorno a mandare ai carabinieri, perché tanto non sarebbe cambiato nulla, io volevo delle spiegazioni ben precise della mano, e poi non mi furono date, in modo esauriente, tra virgolette. Quando mattina ero convinto di andare a lavorare, mi dico, non è mai capitato di trovare un morto su divano, grazie a Dio, quella mattina il bambino era rivolto verso il terno del divano. Qui erano accorsi i mesi del bambino immediatamente. Le lesioni che avevo dal bambino erano gli uniche che io vidi quando mi trovavo al mattino. Da una parte il bambino che era violaceo, da una parte la parte del bambino, parte sinistra, destra, parte sinistra nera, tra virgolette, avevo un seno, non mi ricordo se sarò più sinistra. Destro, dall'altra parte di officina. L'iniziativa prenderà anche il medicate e l'ufficio del bambino. Questo qua? Beh, volevo dire la camera, sicuramente lo tracce di facendo. Poi mi sto chiamando Marroni, così dovrei chiamare Marroni. Mi ha insegnato questa parola. Nel poi io ero interrogatore e io l'avevo fatto proprio, andava a ripulire gli smarroni. Per farlo intendendo. Il ciuccio sì, perché il ciuccio era rimasto sul divano. Ma mi scusi, date le condizioni del bambino conclamate, a chi doveva servire il ciuccio? No, quindi è uscito con due sacchetti. Che cosa c'era in questi sacchetti? Allora, una era delle potrebbe dire nei miei comunque la serata del giovedì sera. Ah, e l'altro c'erano gli smarroni di cui abbiamo parlato, possiamo dire così, visto che si guardava sul rapporto di cocaina, c'era un interesse di tipo sentimentale da parte mia? No,